eccoci al prossimo pack, considerato appunto Human Dino Figure Pack. E qui inizia la saga hollywoodiana. Allora, questi pack, che sono stati i primi, teoricamente, non teoricamente, in pratica, da uscire in America con il lancio della line-up di Jurassic World Dominio di Mattel, erano presenti. La cosa assurda è che questi non sono mai arrivati, ma non solo in Italia, in Europa. Cioè tutto quello che tu cercavi o volevi arrivava dall'America. Oppure su Amazon America, che aveva all'inizio dei prezzi abbastanza cari anche lui, sono scesi nel tempo, ma cioè comunque c'era il problema, come si è sempre detto, delle spese di spedizione e delle tasse doganali. Ora, rispetto a quello che noi vi ho fatto vedere prima, quindi i primi tre play set, che sono trovabili al momento tutti in Italia, online, non online, nel senso che Toys ha qualcosa, io addirittura qualcosa avevo preso su Fau Schwarz, quel negozio che adesso ha aperto anche un centro a Milano fisico, che puoi però comprare anche online sia appunto dall'Italia che dall'estero. Questi non si trovano, quindi non si trova al momento in Europa, non si trova in Italia, non si trova ovunque, non si trova su Amazon. Questo pack in particolare, iniziamo da lui, poi facciamo tutta un'altra storia ancora più complicata di tutto quello che segue. Quindi questo arriva, mi è arrivato tempo fa dall'America. L'ho trovato a un prezzo, era già il periodo in cui comunque erano più accessibili, e c'erano delle offerte, insomma sì, li ho pagati nettamente di più di cosa avrei dovuto pagarli, ma niente di così esoso. E questi li desideravo da morire, perché poi spiegatemi anche voi, cioè il senso di non produrmi almeno Owen, ma non perché io sono psichiatrico di Owen e Chris Pratt, perché voi direte ci hai rotto anche i marroni, e no, scusatemi, perché qua c'è un discorso diverso, nel senso che abbiamo Beta, cioè un bambino che guarda il film Jurassic World Dominion, cioè Beta penso che sia comunque uno che un bambino avrebbe voluto avere. Non mi vai a uscire il pack con Owen? Va bene, fammi uscire però Beta da solo. Io non so quale sarà l'evoluzione, però ormai è passato troppo tempo e questi pack non so se arriveranno mai da noi. Ma poi c'è un discorso che verrà dopo, ulteriore. Io in questo momento sto parlando di Owen e Beta, ok? Quindi i Human Dino Pack sono stati realizzati questa volta molto carini, erano già presenti nel passato con Fallen Kingdom, come abbiamo visto dei il mercenario con lo Stevie Moloch, c'era Owen con Blue, sono sempre stati molto graditi. Poi qua hanno fatto questo nice touch fortissimo, che io avevo visto queste foto prima che uscisse il film, perché c'è stato un po' di spoiler da parte di... Tanto era successo un macello, gente che aveva pubblicato delle foto che non doveva perché avrebbero dovuto spoilerare il film, però se hai fatto uscire dei giocattoli, ovvio che non è che può uno... Vabbè. E c'era sta cosa anche che avevo visto nel film della volpe, no? Che pensavo, ma che ruolo avrà sta volpe nel film? No, se la vuole magnare. Io pensavo, te magari sarà l'amichetta di Beta. No, no, non c'entra niente. Però hanno fatto questa cosa nice touch che adesso andiamo a vedere, aprendo il pack della presenza della volpe. Quindi abbiamo loro tre confezioni, sono abbastanza le classiche come dimensioni di quelle di Fallen Kingdom e delle altre produzioni passate di Mattel. Logo Jurassic World, appunto Dominio. Sul retro le tre figure, ecco. E adesso qua riuscite a vedere il discorso che facevo prima su come sono state realizzate queste figure rispetto alle foto promozionali. Ora io cerco di ingrandire sperando che non ci sia una cosa, cioè ripeto, non è che sto dicendo che è un modello della Hot Toys, cioè ultra dettagliato, però come potete vedere i dettagli del viso non sono poi così corrispondenti a quelli della figure poi interna alla scatola. Comunque qua ti dice che appunto include Owen, che in questo caso hanno fatto la cosa figa di mettergli anche il fucile, la solita maglia blu, i soliti pantaloni blu, quindi uguale alle figure di appunto Owen in moto che avevamo già visto, più o meno nel senso simili, la volpe della situazione e Beta. Beta,
carinissima, fatta benissimo. L'unica cosa, sì, ovviamente non rispetta una scala ben precisa con i personaggi, perché è decisamente molto più grande rispetto, però è veramente veramente carina, bellissima. Tra l'altro la sfumatura che ha dei grigi con il beige sotto, nel senso che adesso non ho sotto mano, no, non ce l'ho, però anche questo grigio è leggermente più intenso rispetto a blu. Ha il movimento sul collo basso verso l'alto, gira sul fianco, rotazione sì, volendo, vabbè, tipo la bambina dell'esorcista di 360 gradi. Bella, veramente molto molto bella, mi piacciono i dettagli, mi piace tutto. Ovviamente gli arti sono sia ball joint apribili sia dai lati, e poi sempre il discorso di 360 gradi, le zampe anche dietro posteriori ovviamente mobili, la possibilità di raggiungere quindi anche queste pose molto molto carine. Diciamo che se dovessi fare delle foto, sicuramente come dimensione della figure sta benissimo con lo blu dell'Amber Collection, perché indubbiamente ha un'altezza in scala che è più giusta rispetto alla figure, diciamo, di blu nelle varie confezioni anche del Battle Damage di prima, nel senso che era decisamente troppo grande. In questo caso beta, però è carinissima, fatta veramente veramente molto molto bene. Poi aprendo il pack, voi non avete idea di quanto ho sofferto, a differenza di altri che quando vedono aprire dei pack che invece si vorrebbero suicidare perché collezioni in scatola, io tenerli chiusi qua dentro invece mi piange il cuore perché voglio esporli, toccarli, vederli. Guardiamo la volpe. Ma la volpe di nuovo è troppo carina, ovviamente essendo un'aggiunta che veramente non mi sarei mai aspettato, e tra l'altro è colorata pure anche bene, nel senso, cioè, non ha articolazioni, nulla, è proprio una volpe destinata a diventare un pasto di beta o di blu, però è carina e come dimensione non è neanche piccolissima, ecco, nel senso, vicino anche a beta, è carina. E guardiamoci Owen. Allora, è identico a Owen presente nella confezione con la moto che abbiamo visto prima, quindi c'è poco da dire. Ed è molto bello l'idea del che mi hanno messo il fucile. Un fucile che anche nelle altre edizioni, se non ricordo male, adesso non vorrei dire una castronata, ma non era presente. E anche il fucile nel suo piccolo è realizzato molto 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 bene. La Claire e il Dilophosauro, anche lei ovviamente mai uscita qui da noi, reperibile mercato, non sto a ripetere la rava e la fava di quello che ho già detto prima, e andiamo quindi a vedere direttamente il tutto. Claire col Dilophosauro, partiamo dal Dilophosauro. Allora, questi pack secondo me, i Human and Dino Figure, sono i più belli realizzati da Mattel rispetto a quelli del passato per il painting, per la colorazione. Dilophosauro, dei basic il più bello che abbia mai visto, ha una colorazione spaziale, hanno fatto un lavoro veramente bellissimo, curatissimo per essere una playline. Sia i colori vibranti, veramente tutto. A volte non lo guardo, già quando era in scatola non avevo parole per i dettagli dei colori e tutto il resto. Hanno fatto col Dilophosauro un lavoro meraviglioso. Questo è il primo Dilophosauro uscito di Mattel per Fallen Kingdom. Le colorazioni non erano, per la carità, male, sì, vabbè, però. Che tra l'altro era diventato, mi ricordo, introvabile all'inizio, gente che era disposta a pagare cifre, poi ne hanno rifatti, ricolorati e tutto il resto. Però questo è veramente una cosa fenomenale. Cioè, fenomenale. Cioè, i colori, le sfumature sono questo verde oliva, poi il blu, il rosso della cresta, però sfumato con degli aranci. Bellissimo, cioè non posso dire altro che veramente un lavoro magistrale, no? Fatto di pittura. Presente sulla schiena.
pezzo da 90 come colorazione, ripeterò all'infinito, spettacolare. Passiamo a Claire. Tutto dei capelli rosso decisamente vibranti rispetto alle vecchie figure, mi piace molto anche lei. Mi piacciono i dettagli degli stivali con i vari lacci. Belle, belle le colorazioni perché sono molto luminose di queste figure. Anche lei ovviamente completamente articolata, ovviamente la colorazione, painting del viso è carino, ovviamente non come era previsto nelle immagini, diciamo, promozionali, però i dettagli dei colori, il metallo della cintura, ottimo, niente da ridire, anche lei è realizzata bene. Lei viene fornita con un fucile. Il fucile, peccato che gli accessori, mi direte, la playline, sono scolpiti talmente bene che anche farli solo macchiati, sporcati di colore qua e là, non sarebbe stato male. Oh, però, devo dire, sì, ottima figura, anche lei realizzata bene, i pannelli dei tessuti, bella, bella. Ok, ce l'ho fatta togliere, quindi dicevamo appunto del fucile, il piccolo... da piccolo cellulare satellitare, che tra l'altro con adesso glielo levo dalla mano, cioè veramente sono stupidaggini, ma cioè, con l'immagine all'interno. E ora passiamo ad altri Human Dino Pack e qui inizia, non lo so, veramente il surreale. Kayla Watts, il Pyroraptor, l'ho preso dall'America insieme a Owen e a Claire. Alan Grant e il Dimetrodon era dei prezzi inaccessibili ormai. Ho detto vabbè, arriverà prima o poi. Cosa succede? Dal 13 di novembre compaiono, insieme a una valanga tra l'altro di dinosauri appunto della linea di Mattel, di Dominion, all'Hypercop. Scontati del 40%. Ora, per Kayla Watts, devo dire la verità, io le avevo presi già che avevano dei prezzi accessibili, pagate sicuramente di più dell'Ipercop per colpa delle spese di spedizioni e la dogana. Detto questo, il senso, cioè questi sono presenti, questi due al momento, se siete interessati, sono presenti in molti centri Ipercop, non sono presenti né su Amazon, né da Toys, né da Toysland, né in vendita online, nei negozi italiani, all'Ipercop. Ora, e poi perché solo loro due? Non c'è Owen, non c'è Claire, che questi quattro, ripeto, con Owen e Claire, e loro due sono la prima wave uscita in America. Io non lo so. Da un lato sono contento, dall'altro questo mi dà la speranza che per quello che riguarda la seconda wave, che riguarda Macy e Ian Malcolm, che ovviamente hanno dei prezzi... Ian Malcolm, tanto quanto se uno vuole fare la follia lo compra, Macy è sparita, cioè tipo 160 euro, una roba allucinante, e per di più per queste due figure che mi mancano appunto non sono previsti restock in tanti negozi anche online americani che sembravano dovessero ritornare, invece sono stati cancellati, e qui è il dramma perché io vorrei recuperarli a tutti i costi. Comunque torniamo a noi, a questa cosa assurda che si possono trovare solo loro due all'Ipercop adesso. Vabbè, iniziamo con Kayla e il Pyroraptor. Allora, il Pyroraptor, come dicevo, sulla confezione direi che non dico più nulla perché sono tutte uguali, cioè nel senso non spendiamo parole in più. Il Pyroraptor è uno dei miei preferiti insieme agli Atrociraptor e quindi bellissimo. Quindi iniziamo da lui, a togliere lui dalla confezione. È spettacolare, cioè nel vero senso della parola. Un ottimo sculpt, belli colori, belli stacchi dei colori, mi piacciono molto. Gli effetti delle piume ben definiti. Una gran bella figure. Colore, ben stacco interno, ripeto, bellissima. Collo con la snodatura sempre su questa parte qua, movimento delle zampe e delle articolazioni, le sfumature dei colori, anche la coda
schiumata, sfuma sul nero, con il contrasto appunto di questo marrone rossiccio e con le piume che si staccano su un rosso più chiaro, quasi un rosato. Anche gli occhi ben dipinti, lo stacco dell'iride, una bellissima figura che attendevo veramente di aggiungere alla mia collezione. Passando a Keila, abbiamo lei con il suo taser. Sì, perché va di moda il taser adesso in Dominion. Cioè, a parte che Claire veramente è impazzita, lo usa ogni 3 secondi, cioè lo usa anche, non so, in cucina il taser. Allora, Keila, spero di mettere a fuoco. Sì, anche i dettagli del viso non sono malaccio, ripeto, per il discorso della dimensione. Ha il giubbino anche lei in gomma, è morbido, ovviamente lo stacco invece delle maniche è scolpito. I guanti, i mezzi guanti blu, la sfumatura dei capelli, delle mesh che è presente, bella la texture del giubbino che simula un po' la pelle, fatto veramente bene, belli le lavature anche sulle gambe di questo pantalone con questo verde militare, gli scarponcini sempre ben definiti con i lacci e tutto il resto, mobilità solita delle altre figure, la vita, la testa e le giunture delle gambe. Hypercop ci hai preso tutti con stupore di questa roba, con il Dimetrodont anche qua colorato da Dio, bellissimo, bellissimo veramente. Con questi Human Pack, Human Dino Pack, hanno fatto veramente un lavoro nelle colorazioni veramente eccezionali, quindi texture perfetta, dettagli veramente 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 belli, una cresta ben realizzata. E non ricordo lui a questo punto dove ce l'avrà lo scan code, perché avendo la cresta non ho fatto vedere, tra l'altro, quello del Pyroraptor che era sulla schiena. Ma lo scan code dov'è qua? Ah, sul terminale della cresta. No, veramente bellissimo, bellissimo colorato, forse tra tutti i Dimetrodont che ho avuto in mano questo è quello che mi piace veramente di più come colorazione. È veramente 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 bello, bello bello bello. Non ha molte sfumature di colore, ma rende benissimo con questo scheletro di dinosauro, questa testa di dinosauro, che tra l'altro anche l'articolazione carina, ben fatto. Una cosa un po' diversa, per non mettere il solito fucile o le varie cose, fatta bene. Prendiamo Alan Grant e qui abbiamo il nostro Alan Grant anziano. Il cappello è saldato, peccato, sarebbe stato carino se il cappello si potesse staccare. I dettagli sono carinissimi, un jeans con fatto veramente molto molto bene, bello. Vi dico subito che i colori mi falsano un po', sono un po' troppo forti sulla telecamera. Il jeans vira quasi più su un blu ma grigiastro, e la giacca anche qui come al solito si ferma a metà per poter poi muovere tutte le articolazioni. La giacca anche qui, bellissimi i dettagli, bellissimi jeans, cioè no, sono fatte veramente bene i dettagli, le scarpe anche qua, i lacci, tutto il resto è fatta veramente bene. Mi è spiaciuto per il cappello, sarebbe piaciuto se si poteva togliere e mettere, però una bellissima figura anche lei. E terminiamo con l'ultimo pack. Questo lo adoravo. Uno, perché avevo finalmente un Owen vestito diverso, Parasaurolophus veramente colorato da Dio, spettacolo. Questo l'ho pagato giusto dall'America. Ho dovuto, anche perché questa appartiene già alla seconda wave. Infatti, se guardiamo sul retro, oltre ad avere un'immagine
di Owen che insegue col lazzo il Parasaurolophus, che sono presenti, spero di riuscire a mettere vagamente a fuoco i pack con Macy e con Ian Malcolm. E purtroppo questi, caspita, speriamo, spero vivamente per finire la collezione almeno completa, perché mi mancano solo loro due. Comunque non pensiamoci, pensiamo ad aprire qua. Andiamo a vedere il nostro Parasaurolophus. Bellissimo, già mi piace come razza negli erbivori, ma hanno fatto veramente un colore bellissimo, cioè hanno usato talmente tante tonalità di colore che però insieme non fanno questo effetto come a volte trovo un po' fintone in alcuni dinosauri, ma è realizzato bene. L'iride è completamente nera, è leggermente traslucida, decolorazione appunto parte da un grigio scurissimo con queste tonalità, diciamo terra di Siena, con questo bluette, gli stripe appunto sempre chiari come nella gola e nella testa, testa che ha un'articolazione sulla parte alta che muove in giù e in su, solita articolazione non ball joint ma muove solo avanti e indietro le zampe anteriori, e movimento ovviamente delle posteriori. Una figura bellissima, veramente. Quando l'ho vista, presentato, ho detto che meraviglia. E andiamo a vedere Owen. Allora, iniziamo da Owen. Nel vedere che, stufo di essere biondiccio, è andato dal barbiere, ha detto fatemi nero e fatemi anche il barbone nero. Però vabbè, mi piace l'idea di avergli dato questo look un po' diverso, perché sennò veramente tutte le figure del viso erano veramente uguali, quindi l'ho trovato comunque carino. I dettagli sono fatti benissimo, qua è bellissimo il fatto del cappottone lungo, anche lui di pelle marrone. Qui rispecchiamo l'outfit effettivamente reale del film, nel senso che abbiamo poi questa camicia in stile boscaiolo a righe così, abbiamo il solito jeans e il suo solito stivale, il jeans quindi rimane, la parte inferiore rimane più o meno simile. Non è stata fatta una cintura con la fibbia colorata, perché appunto la maglia finisce sopra, oppure semplicemente hanno deciso di non fargliela, però il cappotto è fighissimo, fighissimo il dettaglio dei guanti, e bella, bella figura che volevo assolutamente avere. Anche i dettagli appunto dei bottoncini dietro, no, niente da ridire su tutto questo. E appunto in dotazione ha il laccio, che ora inserirlo, perché qua ha i guanti, è un pregio che tiene fermo, ma bisogna vedere se poi riesco a farglielo incastrare, sì. E abbiamo appunto lui con il suo laccio per prendere il Parasaurolophus. Il video doveva finire con Owen e il Parasaurolophus, invece con mia grande sorpresa ieri sono riuscito a trovare su Amazon Prime, è durato tipo 3 secondi perché c'erano pochi pezzi, Ian Malcolm, Ociraptor, a 39 euro comprese le spese di spedizione, caruccio ma più che accettabile visto che lo cercavo, e mi sono detto vabbè, visto che sto montando il video di questa lunga carrellata dei personaggi, ho detto aggiungiamo anche lui, magari, chissà, magari ci sarà la fortuna anche di avere Macy. Dubito di avere così tanta fortuna, visto che al momento, ripeto, come l'ho detto mille volte, è introbabile, però sono contento di questa cosa, ho detto l'aggiungo in fondo. Quindi andiamo a vedere il pack è il solito, niente di nuovo, niente di vecchio. Questa appunto la Wave 2, in cui in questo caso abbiamo qua in basso Macy e Owen col Parasaurolophus. Allora, cosa dire? Il Velociraptor è molto bella la colorazione, ovviamente è un solito Velociraptor, visto, rivisto e stravisto, però devo ammettere che la colorazione mi piace molto, è semplice ma allo stesso tempo ben fatta, ha
gli artigli pitturati comunque di nero, dipinti di nero, verde oliva che sfuma poi sulla parte qua sotto di un beige grigiastro, gli occhi sono gialli ben dipinti, e poi abbiamo tutte queste sfumature in questo marrone che partono dalla testa e arrivano, e anche qua fortunatamente sulla coda, quindi non si interrompe nella parte, diciamo, dell'attaccatura, come ho detto mille volte su tante figure. E guardiamo bene la figure adesso di Ian. Una cosa che ho apprezzato tantissimo aprendola è notare come gli occhiali non siano fusi completamente con il volto, ma ci sia proprio uno stacco, spero che si veda il più possibile, e hanno appunto questi pezzettini di plastica a simulare le lenti che riflettono la luce. Veramente carina la cosa. Mentre con gli occhiali ovviamente da sole è più semplice simulare, qui invece comunque hanno preso una trasparenza per poter vedere comunque gli occhi, però questo dettaglio della luce che si riflette è veramente carina. Capelli grigi, abbiamo una giacca marrone scuri, io la vedo marrone scuri, ragazzi, ma veramente io devo farmi andare a vedere da un oculista perché devo avere dei problemi. Comunque sì, è un marrone decisamente più scuro rispetto alla camicia intramontabile sua nera sotto. Articolazioni ai gomiti come le altre figure che ruotano completamente. Bello anche il dettaglio della cintura che si vede bene. Pantalone nero, stivaletto nero. Le articolazioni con apertura totale come le altre figure. Giacca ben scolpita. È proprio carino, mi piace tantissimo, ripeto, questo dettaglio degli occhiali. Viene corredata dalle nostre amate cavallette che tutti abbiamo adorato nei film. Sono delle cavallette di plastica leggermente traslucide. Beh, per la carità, oddio, non ne facevo una malattia ad avere le cavallette in casa da mettere insieme alle figure, penso che sono anche, mamma mia, estremamente abnormi come dimensioni, però sono carine. Poi ripeto, playline, bambino o ragazzino che ricostruisce delle scene, ovviamente essendo state così onnipresenti nel film, ci sta e può essere una cosa carina avere anche loro. Sono tre, come si vede qua. E concludendo, poi c'è il suo, questo è stato un po' già riciclato, l'arma, la parte elettrica in cima, già dai mercenari di Fallen Kingdom, della linea di, appunto, di Mattel di The Fallen Kingdom. Una bella figure, sono contento, sono strafelice di aver aggiunto anche lui alla collezione, e adesso rimane Messi. E poi in realtà, concludendo, mancherebbe ancora una figure, che è quella di Ellie Sattler, ma ovviamente dove me l'hanno inserita? Che tra l'altro quel pack si trova adesso anche in Italia, mi sembra a 165 euro, che è quel pack, me lascio la foto qua, bellissimo da tenere in scatola perché ha un artwork che è fantastico, in cui abbiamo il Terizinosauro, il Giganotosauro e il T-Rex nella stessa confezione, e mi hanno messo Ellie Sattler anche lì. Quindi al momento non è prevista, diciamo, versione Dominion venduta singolarmente, mi auguro che lo facciano, non per altro perché per quanto sia bello l'artwork e quella scatola è spettacolare, ma i soldi purtroppo sono quelli che sono, ricomprare tre dinosauri che ho già, non lo so, non penso. Però ripeto, si vede, se vi interessa, è già presente sullo store di Amazon, ripeto, se non sbaglio, 169 euro. Quindi il video, teoricamente, sperando sempre in Messi, termina qua di questa lunga carrellata. Io vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo alla prossima.